L'antico castello. Stiamo viaggiando il mondo, non solo Londra. Stiamo passando dalle terre congelate alle fattorie, agli antichi castelli medievali. Ah, Gesù, dove siamo finiti ora? Cacchio siamo? Pipistrello, ciao, da quanto tempo? Ciao Yvonne, dov'eri finita? Ciao! Oh, mi sa che ho ancora il raffreddore! Salute! Che cos'è questo vecchio posto? Sono le rovine di un castello medievale, credo. Devi entrare nel castello e Credo trovare però. la strada per salire sulla torre più alta. Però il ponte levatoio è alzato. Come faccio ad entrare? Troverai dei meccanismi come questo tutti intorno al castello. Ogni congegno apre una porta o Proprio la tirata illumina di una zona naso. segreta. Sembra facile. Ma non lo è. Allora, prima di... Ma dai, nuovi coccodrilli nel fossato. Ecco qua, dicevo. Prima di avanzare, fammi fare ovviamente un giretto attorno, che non si sa mai. Dov'è il coccodrillo che mi segue? Ma vai via. Ecco qua. Allora, ma cosa sei? Il tubo di Super Mario, dai. Ok, per un attimo ho pensato che scendesse di sotto. Con pure Yoshi, che servizio completo. Meraviglioso. Dunque. C'è qualcosa? Ma... allora, calmi tutti i 2 secondi. Mi ricorda un livello di Dark Souls 3 tutto ciò. Dicevo, stavo giusto chiedendo come faccio ad aprire codeste porticelle. Fatto. Dunque, più che altro mi chiedo se scendere subito di sotto fosse la cosa giusta da fare. Nel senso, forse avrei dovuto dare prima un'occhiatina in giro? Può essere. A cosa mi servi tu? Ti devo fare qualcosa? Ah, ecco, vedi che c'avevo ragione. Far drenare tutta l'acqua. Che drena proprio. Va bene, allora io intanto... Ah, ok, per un attimo pensavo si potesse entrare lì. Faccio un attimo il giro verso l'alto e vediamo cos'altro c'è da queste parti. Ecco fatto. Allora, qui abbiamo il camino che è acceso. Ergo potremmo morire solamente se entrassimo. Vieni qua tu. Si apre quello? No. Ok, però ho visto. Appena riesco a risalire. Dai. Oh. Dicevo, ho visto che ci sono i candelabri. Questo mi fa pensare che dobbiamo arrivare, esatto, qua sopra. Calmo. Ecco qua. Mi ricorda un po' la musica di Mario Luigi Superstar Saga. Calmo. Ecco qua. Tac. Eccoci qua di nuovo. No, di qua. Sei troppo forte! Bella sorella. Va bene. Sai che forse in realtà stiamo andando dalla parte giusta? Vieni qua. Mi sa che stiamo andando dalla parte giusta e dove c'era l'acqua prima. Era il pezzo in più dove c'erano altri ossi e magari un altro fratello. O forse mi sbaglio, qua c'è la salita dove eravamo poco fa, dove ci siamo buttati nel ponte. Nel ponte, sì, nel pozzo. No, è una camera da letto, scherzavo. Vediamo. Vieni qua? No, qui. Qui. Ok, apre il camino. Passaggio segreto. Qua c'è nulla? No, perfetto. Ecco qua. Begli ossicini e proseguiamo.
Allora, di qui è chiuso, quindi torniamo di nuovo al camino. Lo dog lo lasciamo un attimo da parte. Fratellino, sei un super cucciolo. Siamo a 3 fratelli, giusto? Perfetto. Eccoci qua, proseguiamo. Ritorniamo nelle fogne e vediamo se abbiamo lasciato dietro qualcosa. Più che altro, aspetta un attimo. Esatto, fammi vedere di qua prima. Prendiamo tutti gli ossicini. Ma solo gli ossi ci sono qui? No, c'è anche questo, ma non credo ci porti da nessuna parte. Va bene, allora risaliamo. Dunque, ritorniamo da questo lato. Là sopra c'è una vita, lì c'è un carretto che si muove. Ma cagare. Ecco qua. Lì vedo degli altri ossi. Fammi vedere un attimo sotto carretto, scusami. Allora, per quale arcano motivo un carretto di paglia dovrebbe essere un trampolino? Scusami, gli ho rotolato addosso. Allora, dammi un secondo, Ivona. Fammi un attimo, prende tutta la roba. Vieni qua. Ehi, hey, Ivonne, alla fine ce l'abbiamo fatta ad aprire il cancello. Ottimo lavoro! Una volta finito qui, dovresti dirigerti verso le parti alte del castello. Ma per farlo, dovrai dimostrare un certo coraggio. Devo lanciarmi con la catapulta, vero? Hai il solo modo per arrivare lassù. Lanciarti con questa vecchia catapulta. Ovviamente. Senza offesa, Ivonne. Ma per caso il raffreddore ti ha dato alla testa? Senza offesa, Ivonne. Ma se qui io... parola mia. Salta su e premi il pulsante azione. Se lo dici tu, Ivonne. Ah, e una volta raggiunti i torrioni, attenzione alle forti folate di vento. Potrebbero portarti via. Certo. Allora, io intanto, sai, prima di farmi sparare via da un... da una cacchio di catapulta, finisco un attimo di fare tutto il giro, che non si sa mai che troviamo un altro fratello, vero? Allora, lì non c'è nulla, qui non c'è niente. Torniamo un attimo qua dentro, vediamo se c'è magari qualche altro oggetto. Siamo già a 70 ossi. Ah, ma quella dove eravamo poco fa. Ah, e allora perfetto. Perfetto, catapulta, sì, allora. Come una catapulta. Gesù. Allora, ma dai. Ma davvero ci sono le folate di vento? Porca miseria. Ma allora, mi ricorda il ponte del primo Dark Soul, quello dove incontri la viverna. Gesù, al posto della viverna però ci sono le folate di vento che ti spazzano via. Sei grande! Cosa esatto, volevo sapere cosa succede se mi butto di sotto. Ah, ritorniamo qua, vabbè. Non è quello che mi aspettavo, ma ok. Più che altro che palle che mi devo rifare adesso. Devo rifarmi di nuovo la scalata dell'Aspromonte. Però, per fortuna, non eravamo così distanti. A quanto siamo di fratellini? Ho sbagliato. Siamo a 4, ce ne mancano 2, perfetto. Com'è che si chiamava il pappagallo? Ce l'hanno detto il nome? Sai che non mi ricordo. Beh, smettila di soffiare. Dai! Maledizione. Ma che palle! Meno male che ogni tanto la rotolata riesce ad andargli contro vento. Il problema è che non capisco il tempo. Ti giuro. Aspetta. Ti giuro, non riesco a capire il tempismo di sto... di sta folata. Più che altro la sua grandezza. Perché è palese che c'è
sto PNG fatto di foglie e sta robina di vento che ti spinge, ma non capisco quanto sia grande. Non capisco quanto sia grande nel concreto. E qua c'è un buco. E quindi di lì di sicuro c'è un fratellino. 2, 3. Ah, ma vabbè, c'è una grata, allora. 2, 3. Ok. No, finito il livello? Ma come? Mi mancano due fratelli, dove sono? Allora, aspetta, proviamo un attimo qui. Lo sapevo. Dark Souls insegna sempre che c'è un passaggio segreto dietro un muro. Devi solo muoverti un pochino e cercarlo. Allora, tra l'altro ci mancano 7 ossa. Arrivano i nostri. Vediamo. Già che ci siamo. Ti pareva. Uno solo? Wow. Certo che si sprecano a nasconderli, Mi manca ancora un cucciolo. Lì, eccolo, lo sapevo, sto dicendo. Lì c'è una zona dove saltare. Sono libera! Bravissima. Bon, tutti i cuccioli salvati. Ci mancano 5 ossa. Che facciamo? Le prendiamo? Eccone qua, una. Ah, lì tra l'altro ne avevo lasciato uno proprio a bella vista anche. Eccone qua un altro. Me ne mancano 2, dai. Che palle. Eccoci di nuovo qua, vediamo se le ultime 2 ossa sono qui. No. Per qualche arcano motivo mi ha riportato direttamente alla fine senza farmi trovare le ultime 2 ossa.